Parliamo della sesta stagione di Black Mirror. Ho visto i 5 episodi oggi, per me che sto registrando, ovvero il 15 giugno. Non so se il video arriverà domani, molto probabilmente sì. E io nei confronti di Black Mirror ho comunque un pensiero abbastanza positivo, almeno lo avevo fino alla quinta stagione. Perché questa stagione sì, mi è piaciuta, non dico che mi abbia fatto schifo, non dico nemmeno che non mi sia piaciuta, perché qualche cosa di interessante l'ho trovata. Ma mi hanno lasciato molto indeciso sul responso, sul mio parere riguardo questa stagione. Sinceramente, più che Black Mirror, mi è sembrato di vedere American Horror Story, e lo vedremo più avanti. La recensione, come potete vedere, o meglio, sentire, non sarà come le solite recensioni con la webcam, ma per esigenze di mancanza di tempo, perché ripeto per l'ennesima volta, sto studiando per l'esame, questa recensione sarà solo audio, voiceover. Ho scritto un copione mentre guardavo gli episodi, quindi andrò di quello, mentre per The Flash, che ho già visto al momento della registrazione, lì tornerà la webcam normalmente. La recensione di questi 5 episodi oggi si dividerà in modo diverso, parte spoiler e parte no spoiler, al contrario di come faccio di solito, ovvero prima parlo di tutta la serie o di tutto il film e poi aggiungo una parte finale spoiler. Essendo qui una serie con episodi antologici, ho deciso di fare sì la parte no spoiler e spoiler, ma dividendo il discorso da episodio a episodio, come se fosse ogni episodio un prodotto a sé stante. Quindi parlerò del primo episodio, per esempio Joanne è terribile, dividendo già parte senza spoiler iniziale e poi una parte spoiler. Poi parlerò del secondo episodio senza spoiler e con spoiler e così via. Ci saranno i timer, quindi potete tranquillamente andare avanti o indietro a seconda dell'episodio che vi interessa, o comunque della parte dell'episodio che vi interessa, quindi senza o con spoiler. Ma direi di iniziare. Magari, come sempre, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis. State vedendo alcuni design che trovate sul sito. Ma iniziamo da Joanne è terribile. Questo è l'episodio che tra tutti dal trailer attendevo di più, perché alla fine era quello di cui si sapeva di più effettivamente. E devo dire che mi ha messo ansia per la solita domanda che magari con i Black Mirror arriva in mente: e se succedesse a me? E questa è la domanda principale che si pensa durante la visione di un Black Mirror, almeno questo è quello che succede a me, ecco. Non so se sia un'idea originale, ma il soggetto dell'episodio comunque mi è piaciuto, anche non poco mi è piaciuto, e vi assicuro che la sensazione che avrei voluto provare c'è stata, quindi l'ansia, un po' di caga l'ho sentita. Ed è questa la sensazione che cercavo da questo episodio, privacy violata. Generalmente quando accade tutta questa roba ai protagonisti e ai personaggi di un prodotto, mi metto facilmente nei loro panni, soprattutto se è scritto bene, come più o meno in questo caso. Ci sono alcune incongruenze a cui non ho voluto dare tanto conto perché non sono importantissime, però effettivamente non vengono spiegate, ma mi è piaciuto davvero il messaggio, più che messaggio il fondo di meta-narrazione che questo episodio ha, più degli altri presenti in questa nuova stagione, e soprattutto è uno degli episodi più meta-narrativi di tutto Black Mirror. C'è solo una cosa che non mi ha convinto al 100%, ovvero da un certo punto in poi l'episodio diventa un po' troppo esagerato, che comunque è un elemento, un qualcosa che serve a far continuare la trama effettivamente, però non mi ha fatto impazzire al 100%. C'è qualche battutina divertente, ma nulla più. Viene spiegato il perché della serie, con diversi spiegoni che mi hanno fatto sorridere. In generale mi ha ricordato un The Truman Show moderno, quindi con appunto una serie Netflix o Stream Barry in questo caso. E The Truman Show, se non lo sapete, è il mio film preferito, quindi trovare sempre questi elementi in prodotti mi fa apprezzare sempre di più il tutto se, ripeto, viene scritto bene. E qui qualche chicca di scrittura c'è. Sul finale si intrippa un po' alla Black Mirror come al solito, e aveva ragione Charlie Brooker, ovvero lo scrittore degli episodi di Black Mirror. Questo episodio forse è tra tutti quelli della sesta stagione il più Black Mirrorata. E Brooker qualche settimana fa ha detto su Twitter che ormai la gente si riferisce a Black Mirror, al termine Black Mirror, come una cavolata, un qualcosa di esagerato, un qualcosa che esce fuori dalle righe. Ecco, questo episodio è più o meno così, ma devo dire la verità, tra tutti gli episodi è forse uno di quelli che mi piace di più. Ce ne sono altri di cui parlerò molto molto peggio. Il finale ha senso, ma solo in funzione di quello che si vede prima. Sinceramente avrei preferito un'altra strada, anche perché ho anticipato il finale un po' in modo scherzoso, dicendo immagino se... Ecco, è stato così. E forse il tutto rende meno quella sensazione di ansia che volevo provare, che ho provato all'inizio fino ad un certo punto, fino a quando poi appunto non inizia a esagerare il tutto. Come ho detto però con il senno di poi, questo è l'unico episodio della stagione che sembra a tutti gli effetti un Black Mirror con i suoi pro e i suoi contro. Piccola parte spoiler dell'episodio Joanne è terribile. Ho adorato il fatto che ci sia effettivamente un loop temporale, universale, multiversale tra i diversi universi in CGI, tra l'universo in cui Joanne è interpretata da
Annie Murphy, che è quella che vediamo per tutto il tempo. L'universo in cui Joan è interpretata da Salma Hayek, in cui è interpretata da Cate Blanchett, ecco, tutta questa cosa non me l'aspettavo, e almeno all'inizio. Poi quando viene rivelato che anche Annie Murphy è un'attrice che interpreta Joan, ecco, quello è il colpo di scena che avevo anticipato in modo scherzoso e poi me lo sono ritrovato davanti. Non mi ha convinto al 100%. Però tutto questo loop metanarrativo mi è piaciuto. C'è anche una mezza critica sullo sfruttamento dei diritti d'immagine degli attori, comunque con la CGI, con l'intelligenza artificiale, arriveremo sicuramente a quello che si vede in parte in questo Joan è terribile, quindi con attori che non sono realmente lì ma sono solo in CGI, in deepfake, robe di questo genere, ed è una cosa che comunque toglierà lavoro a tantissime persone. Sicuramente c'è appunto lo sfruttamento di immagine, quindi dei soldi arriveranno a chi di dovere, a chi appunto dà la propria immagine, però non è sicuramente la stessa cosa di avere a tutti gli effetti un attore che interpreta un ruolo, e questa cosa è quasi criticata, comunque accennata in questo episodio, poi si concentrano su altro. Quando sul finire compare a sorpresa Michael Cera, sono saltato sulla sedia, e qui, tornando al colpo di scena che avevo anticipato scherzosamente, scopriamo che la Joan appunto che vediamo per tutta la serie non è reale, non è la Joan sorgente, e qui è interpretata da Annie Murphy. La vera Joan vive nel mondo reale ed è interpretata nella serie, in Black Mirror, è interpretata da Kayla Lorette, attrice che non è conosciutissima ma che, trovo divertente questa cosa, ha interpretato un ruolo nel film animato sul trenino Thomas. Il trenino Thomas nell'episodio viene citato da Salma Hayek, che dice che George Clooney ha venduto lo sfruttamento di immagini, quindi la sua immagine per il volto del trenino Thomas, e questa cosa mi ha fatto molto ridere. Ed è un unico cerchio che torna appunto con l'attrice della reale Joan che ha interpretato un personaggio nel trenino Thomas. Ecco, queste sono le cose che mi fanno intrippare perché ho problemi. Però Michael Cera sempre al top. Comunque sul finale in scena abbiamo la falsa Joan di Anna Murphy, la falsa Salma Hayek di Salma Hayek, che dopo la distruzione del computa, secondo la Hayek, diventano rispettivamente la vera Joan e la vera Anna Murphy, e che vengono arrestate entrambe. Mi fa solo strano che dopo aver distrutto un computer contenente tutta quella roba, tutti quegli universi, tutti quei soldi soprattutto, migliaia di serie in CGI e persone normali, su persone normalissime, alle due vengano dati solo i domiciliari. Fa un po' strano, ma vabbè. Comunque, per chiudere, come detto, avrei preferito se avessero deciso di far semplicemente impazzire Joan nel finale con il passare degli episodi, rivelando poi magari comunque questo colpo di scena finale, ma senza tutta quella cagata eccessiva della chiesa, letteralmente quella cagata eccessiva della chiesa, e la comparsa della Hayek, che nella realtà era la Murphy, ma vabbè, avete capito il trip di questo episodio. Parliamo di Locke Henry. Tra tutti gli episodi questo è quello che reputo più tranquillo, non lo reputo però il peggiore, ho pochissimo da dire nei riguardi di questo episodio, non perché sia il peggiore, ma perché è quello che mi ha lasciato più vuoto. Mi ha solo dato l'impressione di un semplice filmetto thriller horror senza troppi spunti, proprio come quello che effettivamente volevano dirigere i protagonisti dell'episodio. Sì, la costruzione del mistero c'è, quando arriva la rivelazione del colpo di scena però ho pensato più a un episodio di American Horror Story che di Black Mirror, e si sa, American Horror Story, nonostante sia nato prima, non è nemmeno un'unghia di Black Mirror, se vogliamo dirla. Questo episodio invece proprio no. Proprio non dico brutto, perché non lo è, almeno fino al colpo di scena dell'episodio. Nemmeno in quel caso diventa brutto, diventa strano perché la lanciano fuori dal vaso, diciamo così. Mi ha lasciato abbastanza scontento, veramente poco da dire su questo episodio. Solo non mi è piaciuto. Veramente poco, infatti passiamo già alla parte spoiler. Abbiamo una coppia di fidanzati studenti di cinema che decidono di realizzare una docuserie su un fatto di cronaca del paese originario di lui. Il tutto ci può anche stare, ma secondo me di Black Mirror ha poco. Come già detto, ha molto più di American Horror Story e non mi fa impazzire questa cosa. In cosa noto ciò? Beh, il colpo di scena è spiazzante, solo perché almeno per me è totalmente fuori dalle prospettive e dalle anticipazioni. Ok, i veri maniaci erano i genitori di lui, e poi? Sì, ok, ripeto, e poi? Lasciato lì, a caso. Di Black Mirror sento veramente, veramente poco. Anche la morte della ragazza, chiusura pessima del personaggio, muore sbattendo la testa e annegando. Basta. Dopo tutto l'episodio. Il suicidio della madre ci può anche stare, ma davvero non saprei come dire. Tutto consecutivo in modo labile. Non mi convince. In quanto Black Mirror non mi convince. Magari scostato dal contesto Black Mirror della serie, probabilmente si può trattare del miglior mystery mai fatto, con il colpo di scena migliore mai esistito, però
non è Black Mirror. Ripeto, è più American Horror Story e questa impressione non rimarrà solo su questo episodio. Ce ne saranno altri che mi daranno questa impressione. Divertente il fatto che comunque alla fine ci sia un piccolo crossover con un altro episodio, ovvero quello su San Junipero, che in realtà torna in molti episodi di Black Mirror, quindi è un po' una costante. Parliamo di Beyond the Sea. Il soggetto di base è interessante, anche se non è per nulla originale, anzi, proprio in Black Mirror è una cosa che torna spesso, solo che in questo caso è un po' truccato e vestito diversamente. Un episodio crudo, se posso dire, e una scena mi ha ricordato anche il caso Sharon Tate, ma quello più rappresentato in C'era una volta Hollywood che quello reale, anche se alla fine la conclusione di questo evento nell'episodio è più imputabile all'evento reale che al finale positivo di C'era una volta Hollywood. Interessante la contrapposizione tra i due personaggi, ho apprezzato quello di Aaron Paul, perché è Aaron Paul, ma anche l'altro personaggio è sicuramente interessante per tutto quello che gli succede. L'episodio mi ha ricordato un po' Interstellar, che si fonde a Matrix, senza tutta quella roba però di piegare la finzione al proprio piacimento. C'è anche qualcosina, giusto qualcosina, di Gravity. E direi che alcuni risvolti forse sono un po' prevedibili da qualche microespressione, ma credo che comunque sia una cosa voluta, proprio grazie a questi momenti ambigui, e il finale è terribile nel senso buono del termine. Tra tutti sicuramente l'episodio che più mi è piaciuto, il migliore, almeno per me. Parte spoiler di Beyond the Sea. Ad inizio episodio si soffermano nel presentarci bene i personaggi e la loro condizione, lo status quo, diciamo. Quindi, loro che in realtà sono nello spazio e che fanno visita alle loro famiglie grazie a questi link che si caricano in dei corpi artificiali sulla Terra. Questo concetto fa molto Black Mirror, dopo il secondo episodio finalmente, direi. Poi arriva ciò che cambia le carte in regola, quella scena in C'era una volta Hollywood. Moglie e figli di uno dei due astronauti vengono uccisi, e lui ovviamente rimane senza un corpo sintetico. Tutta questa parte l'ho apprezzata, ma iniziavo già a capire dove sarebbe andato a parare l'episodio. Già immaginavo che ci sarebbe stato uno scambio di corpo con Aaron Paul e che sicuramente a quello sarebbe piaciuto. Solo questa è la parte prevedibile, il finale non lo è assolutamente. Le doti attoriali sempre al top, sia di Aaron Paul ma anche dell'altro attore, e non pensavo che quel personaggio potesse arrivare a tanto. Appunto il finale non me l'aspettavo, non avrei mai pensato che sarebbe arrivato a uccidere la famiglia del collega. Ma ha pensato un po', non posso averlo io, non puoi averlo nemmeno tu, da egoista ovviamente. Nonostante tutto, l'ultima scena è terribile a livello emotivo. Ripeto, terribile nel senso buono della parola. Ed è in questo episodio che ho notato di più lo sforzo registico. Ci sono delle scelte stilistiche che ho apprezzato molto. Finale molto triste, come i migliori episodi di Black Mirror. Parliamo di Maisie Day. Questo è l'episodio tra tutti che trovo il peggiore, non dico orribile, ma il peggiore. E anche il più corto, e veramente non capisco cosa sia successo a Charlie Brooker, sembra si sia trasformato in Ryan Murphy, troppo American Horror Story. L'episodio sembra normalissimo fino alla fine, nemmeno un Black Mirror, sembra semplicemente un episodio di qualsiasi serie mystery. Ma quando arriva il colpo di scena, lì cambia tutto. Colpo di scena super inaspettato, ciò non vuol dire che sia bello, infatti, ripeto per l'ennesima volta anche in questo video, io in questo momento se ci fosse la telecamera potrei alzarmi, spogliarmi e cantare IMCA mentre batto i pugni sul petto come Tarzan, sarebbe un colpo di scena in questo video, ma non così tanto comprensibile e soprattutto non così tanto apprezzabile da voi. Credo, almeno, non lo so. I personaggi alla fine sarebbero anche interessanti, ma secondo me vengono rovinati proprio da questo finale troppo sopra le righe e soprattutto molto veloce. Davvero, per tre quarti non sembra Black Mirror e quando ha la possibilità di sembrarlo diventa American Horror Story. Questa stagione ormai è così, l'ho capito. Parte spoiler da Maisie Day. Per tutta la durata dell'episodio, come ho detto, sembrava un semplice film mystery, un thriller, anche senza chissà che grandi spunti, proprio come Locke Henry. Ma di sicuro non è un Black Mirror. Il personaggio di Zazie Beetz è anche curioso, anche se non ci viene fatto conoscere così tanto. Sicuramente è più interessante Maisie, perché vuoi capire come andrà a finire la sua storia. E non vai sicuramente a pensare a fine episodio che arrivi il lupo mannaro. Questa è la cosa più American Horror Story che potessero fare. Una cagata, mi sono messo a ridere, davvero. L'unica cosa buona è la trasformazione, che è realizzata bene, questo devo ammetterlo. Charlie Brooker aveva tantissime strade da poter prendere. Ha preso quella peggiore e più lontana da Black Mirror. Parliamo di Demone 79. È interessante che ci siano alcune scene che sembrano prese direttamente da un film degli anni 70. Anche qui il soggetto non è che sia originalissimo, è una sorta di Death Note con qualche modifica, come per esempio il fatto che qui lo Shinigami è un idiota. Forse un po' troppo comico proprio per questo, ma non lo vedo come un problema, perché è lo stile di questo episodio, quindi ok. Scelta curiosa per l'aspetto del demone. L'estetica generale mi piace, anche se avrei preferito l'intero episodio con un riferimento visivo agli anni 70. Anche un semplicissimo filtro di vecchio alla pellicola, così da far sembrare appunto l'episodio più anni 70, più vecchiotto, più rovinato. Ma capisco la scelta, probabilmente non sarebbe piaciuta a tutti. Oltre che a Death Note, ho pensato subito anche a Bussano alla porta di Shyamalan.
Anche in questo episodio ho provato a tirare le somme, a anticipare un possibile colpo di scena, a anticipare il finale, con le esperienze passate degli altri 4 episodi ovviamente, quindi mi sono detto è vero, non è vero, proprio come come è successo anche con Bussano alla porta di Shyamalan. C'è un personaggio che compare poco, ma che mi ha fatto venire il volto a stomaco ed era un effetto voluto. Gli omicidi presentati sono anche abbastanza crudi e questo l'ho apprezzato. E finalmente dopo Maisie Day, che per me è uno degli episodi peggiori di Black Mirror tutta la serie, avevo genuinamente curiosità per il finale. Volevo assolutamente vedere dove sarebbe andata a parare. Quindi parte spoiler di Demone 79. A me questo episodio è piaciuto. Nonostante l'oscillazione tra comico e thriller violento, la cosa che trovo davvero interessante è che il tipo di episodio è proprio questo. E ho apprezzato anche di essermi trovato davanti uno di quei prodotti che fino all'ultimo secondo ti fa pensare, ok, ci sono solo due possibili scelte. In questo caso, entrando nel dettaglio, o è pazza e si è immaginata il demone, si è immaginata tutto, l'apocalisse che dovrebbe arrivare, ha ucciso delle persone che non c'entravano nulla, o comunque le ha uccise solo perché è pazza, oppure è tutto vero. E ripeto, è la stessa cosa che ho provato con Bussano alla porta, che è un film che ho apprezzato. Questo dubbio arriva proprio fino alla fine, ed è ovviamente voluto, quindi in questo caso complimenti a chi ha scritto l'episodio, quindi Charlie Brooker in teoria. Davvero ci sono tantissimi indizi, ma per entrambe le possibili scelte, quindi o la pazzia oppure la realtà. Un indizio non esclude l'altro, coesistono in un episodio che dura tanto, forse è l'episodio più lungo di questa stagione, ma che vola davvero. Cosa che invece non è successa con Maisie Day, che è il più corto e lentissimo. Si è capito che quell'episodio non mi è piaciuto per niente? Alla fine si scopre che è tutto vero e comunque la ragazza non riesce a uccidere la terza vittima, di conseguenza arriva l'apocalisse atomica e anche se non viene spiegato chi lancia queste bombe, chi le fa cadere, ovviamente per non crearsi dei nemici, non dicono le ha lanciate l'America, le ha lanciate la Russia, non dicono nulla e ci può stare, però è un po' strano, cioè crea un'altra apocalisse, non un'apocalisse di bombe atomiche. Però sinceramente è uno scenario che a me suggestiona sempre. Sarà che ho questo problema con le onde, le cose enormi che arrivano verso le persone, e in questo caso non è uno tsunami, a me gli tsunami nei film fanno cagare in mano. Detto così sembra che nella realtà non mi facciano per niente paura, però avete capito. Ecco, qui ci sono le onde d'urto delle diverse bombe che arrivano verso le persone, e a me questi scenari veramente fanno straspaventare. Adesso ovviamente non immaginatemi gridare davanti a queste scene, però avete capito il tipo di spavento che provo. Più suggestione, appunto. Il fatto dell'oblio, del demone che va a finire in questo oblio e si porta con sé anche la ragazza, ci può stare. Lanciata un po' lì, però appunto è un modo per concludere il fatto che è stata bloccata lei è stata graziata in qualche modo, non morirà come gli altri, bensì rimarrà per sempre con questo demone che credo poi ritornerà nella solita forma, quindi probabilmente sarà abbastanza spaventoso, però vabbè, è comunque un qualcosa che hanno voluto aggiungere per salvare e graziare un po' il personaggio, perché è stata bloccata effettivamente, non è che non sia riuscita a uccidere quel politico perché non c'è riuscita proprio lei nel volerlo, è stata bloccata dal poliziotto e il risultato è l'apocalisse atomica. Va bene ragazzuoli, quindi una veloce top 5 di questi episodi, dal peggiore al migliore. Iniziamo da Maisie Day, orribile, poi Locke Henry, non è Black Mirror, Demone 79 al terzo posto, Joanne è terribile al secondo e Beyond the Sea al primo posto. Questa è la mia top 5 personalissima ovviamente di questa stagione. Come da titolo, credo metterò questo titolo, un Black Mirror che non è Black Mirror. In conclusione è una delle stagioni che meno ho preferito e per quanto mi riguarda il calo non l'ho percepito io nella quinta stagione, l'ho percepito in questa sesta. Non è che mi abbia fatto impazzire così tanto, però devo ammettere che anche come Love, Death & Robots, di cui la terza stagione non mi aveva neanche convinto tantissimo, continuerò a guardare e ad amare questa formula di serie TV, quindi gli episodi antologici, soprattutto quando hanno dei temi distopici, o che riescano a far salire l'ansia con qualche piccolo soggetto interessante. Quindi se dovesse uscire una settima stagione di Black Mirror o una quarta di Love, Death & Robots, nonostante queste ultime stagioni non mi abbiano convinto al 100%, continuerò a guardarle e le apprezzerò. O meglio, comunque, apprezzerò il tipo di episodio. Poi il livello qualitativo è un altro paio di maniche. Ma ragazzi, la recensione di oggi finisce qui. Vi ricordo che questo è uno dei pochi video, credo ne arriverà almeno un altro, così in voice over, da ascoltare più che da vedere, perché appunto a livello di tempo viene difficile editare un video con webcam e robe varie, quindi
ne arriverà magari qualcun altro, però la recensione di The Flash arriverà come al solito. Fatemi sapere voi cosa ne pensate con un commento di questa sesta stagione di Black Mirror, se anche a voi è venuto in mente più un American Horror Story che il solito Black Mirror. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate i link importanti tra i miei social e il link di Pampling, codice il pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!